faccio io, se no. Vai! Sì, sì, vai, sente, vado! Oh, è già! Okay. Mamma, sto da luce! No! No! È bravo, sì, da fastidio. Sapete che è morto il vecchio Garibaldino? Aveva 127 anni, poverino. Ma ora bisogna avvertire la signora. Ma come faccio? Io da sola non posso muovermi. Ma chi può farlo? Chi può farlo? Oddio. Ah, lui! Oddio mio, speriamo che non mi combini qualche guaio. Vieni avanti, cretino, vieni. No. Vieni. Hai letto la notizia? È morto il più vecchio Garibaldino. 127 anni. Bisogna dare la notizia. Ma vado subito a fare il telegramma. Ma chi? Alla vecchia. Ah sì, che non lo sa che è morto. Vai, sì. Vai a fare il telegramma, vai. Ah, ascolta, ma devi farlo con cautela. Senti un po', non è meglio che ci vado da solo. Ma perché dici da solo? No, tu cosa hai detto? Ho detto di fare il telegramma con cautela. Ma io non ho bisogno di nessuno, e poi se non lo trovo a quello lì. A quello chi? Cautela. Oh, ma vai via, ho detto che devi fare il telegramma con circospezione. Senti un po'. Prima facciamo il telegramma e poi pensiamo a queste altre cose. Ma quali cose? Fai il telegramma, ho detto! E poco caso mai torni, Darix ci pensa lui. Io faccio il telegramma e lui pensa a tutto il resto. Ma che cosa c'entra, torni? No, tu cosa hai detto? Ho detto che devi fare il telegramma con circospezione, beh! E beh, io vado alla posta. Prima faccio il telegramma e poi torni pensa a chi deve fare l'ispezione del circo. Ma vai via, scusate, ma io non ce la faccio più. Ho detto di stare attento alla notizia, non devi darla così di colpo. Ah. Quella poveretta ha 123 anni, devi darla alla lontana, hai capito? Devi prenderla alla lontana, devi dire e non dire, far capire e non far capire, hai capito? Sì, ho capito. A un, devo dire e non dire. Va, briga, ti aspetto qui, vai. Senti un po', ma l'ispezione al circo, chi la fa? Ma vai via! Scusate, io è una brava persona, ma il cervello non funziona tanto bene, io non posso farne a meno. Ieri, per esempio, sapete che mi ha detto? Ci vediamo di fronte alla posta centrale, se arrivo prima io ti faccio il segno blu, se arrivi prima tu lo cancelli. Ma come si può fare? È una brava persona, ma non posso farcela. Stava pure cadendo. Ah, ma già qui? Oh, ma che bravo, è qua già arrivato. Ah, quindi è fatto. Sì. Ah, bene. Ho fatto tutto quello che hai detto tu. Okay. Hai fatto quello che ti ho detto io? Sì. L'hai compilato? Vedrai che telegramma che ho fatto. Qui non mi ha aiutato nessuno, eh. Ho capito, di quel telegramma l'hai fatto, l'hai compilato. Vabbè, questi sono pettegolezzi. Prima parliamo del telegramma. Parliamo prima del telegramma. Ma sto parlando del telegramma! Ho detto, l'hai scritto, l'hai compilato! Io non ce l'ho con nessuno. Questa è una voce che hanno messo in giro. Io quel Pilato non lo vedo da 2 anni. Ma cosa dici? Sai che Pilato è morto 2000 anni fa! Per questo non l'ho più visto. Ma vai avanti, perché vai, ti ascolto, vai. Virgola. Cominci un telegramma con la virgola. Perché non si può? Ma certo che non si può. Non è proprio una virgola, è il pennino che se è un po' sporco, io l'ho pulito. Sul telegramma? Ma cosa fai? Ma vai. Ti ascolto, vai. Cara signora,
Ah no, prima c'è una cosa che è un'indicazione che mi hai dato tu. Questa è una cosa. Hong Kong! Ma cosa c'entra Hong Kong? Tu me l'hai detto, scusa. Che cosa ho detto? Hai detto prima di dare la notizia devi partire da lontano. Oh mamma mia, mamma mia, vai, vai, vai! Cara signora, che si. Cara signora, vi devo dire che vostro marito aspetta, ma cosa significa tu me l'hai detto. Che cosa ho detto io? Tu mi hai detto di far capire e non far capire. E allora? Cara signora, si capisce, ma non lo capirò mai. Non si capirà mai. Oh mio Dio, vai avanti. Cara signora, ma vostro marito sta bene. Ma come sta bene? Aspetta un momento. Ma noi facciamo un giro. Prima partiamo dalla salute, poi poi scendiamo e lo facciamo morire. Va. Cara signora, vostro marito sta bene, però... Se avete un vestito nero, dategli una stirata che non si sa mai. Ma cosa dice? Così lo capisce, ma lei che sta dicendo? Aspetta, vostro marito sta bene, è scoppiato. Ma come è scoppiato? È scoppiato talmente tanto di salute che è scoppiato. Ma come si fa a scoppiare? Come fai a dirlo? È scoppiato di salute, vostro marito sta talmente bene che fra 3 giorni sarà a casa. Un momento, aspetta, sarà a casa fra 3 giorni, non domani, perché domani ci sono i suoi funerali alle 9:30 del mattino. Ma vai via, vado a pianto al portone del vette, vai.